Abbiamo già trattato del Medioevo, epoca di grande spiritualità, spesso per così dire bistrattata e usata ormai come sinonimo di oscurantismo. Lo abbiamo visto nel nostro documentario su Federico II, che ci ha fatto vedere degli aspetti inediti del Medioevo. È stato, voglio dire, Federico Augusto e Federico II, un video estremamente interessante, un documentario con le straordinarie immagini di Giuseppe Migliare e con la collaborazione di eminenti studiosi, che partendo dall'identità di Augusta, dall'identità siciliana di oggi, siamo andati indietro fino a Federico II, fino a questo Medioevo, che per così dire spesso viene travisato in alcune sue caratteristiche fondamentali. Naturalmente il Medioevo ci interessa anche per le nostre questioni di carattere estetologico. La problematica che si viene delineando dal mondo greco relativamente alla questione, per esempio, della verità dell'arte, segnerà profondamente, anche se in modo per così dire obliquo, lo sviluppo del pensiero occidentale. Ed è nel Medioevo che nasce, dire, l'Europa moderna, che se ne pensi, l'identità europea molteplice, particolare e specifica, ha proprio le sue origini e le sue radici, ovviamente nel mondo classico, ma anche e soprattutto nel Medioevo cristiano. Non si tratta infatti di un percorso lineare, né tantomeno, come voleva la storiografia idealistica, di una deduzione, per così dire, categoriale di nozioni storiche. Impossibile tener fermo, e questo è chiaro, il concetto di arte dal momento che, come già accennato, l'antichità classica ne proponeva una versione che a noi appare per un verso troppo larga, che comprendeva, per così dire, un universo abbastanza e troppo ampio. Pure è impossibile mantenere il principio al quale l'estetica nella sua accezione moderna si è attenuta e che tuttavia, almeno a partire dalle avanguardie, sembra radicalmente messo in discussione, per cui l'arte sarebbe in rapporto costitutivo con la bellezza. Fino al romanticismo l'estetica ha tenuto separata queste due sfere sulla base del nesso bellezza-verità, da un lato, e del confinamento dell'arte nel dominio dell'apparenza e dell'illusione dall'altro. Ma che i romantici unifichino la riflessione sull'arte e sulla bellezza, che i romantici giungano a vedere nell'esperienza artistica la manifestazione di quella verità, che non ha altro modo di apparire se non appunto attraverso l'apparenza, attraverso la bellezza, e che perciò si affida al mito, come a ciò che ne esprime la natura più propria, ebbene, tutto ciò fa pensare non ingiustificatamente all'estremo radicalizzarsi di una problematica dalle radici molto profonde. In ogni caso, qualsiasi tentativo di guardare nella sua globalità, anche se da una determinata prospettiva, alla storia dell'estetica, definizione questa comunque discutibile perché l'estetica, come già notato, è una disciplina tendenzialmente moderna che compie la sua parabola da Kant e Baumgartner ad oggi, passa attraverso la revisione di categorie storiografiche non più pienamente riconoscibili. Si prenda per esempio, ed è quello che ci interessa mettere in luce, la pretesa discontinuità di Medioevo e Rinascimento. Ad una concezione interamente basata sulla trascendenza di Dio e sulla svalutazione dell'agire dell'uomo viene generalmente opposta una concezione che esalta l'uomo. L'uomo e la sua capacità di dominare e asservire la natura. Ma questo appunto è un luogo comune. Tant'è vero che nel Medioevo, accanto all'idea della vicenda umana come semplice peregrinazione ed esilio, si trova anche l'idea della storia e della salvezza. Mentre nel Rinascimento, accanto all'idea di progresso, si trova anche l'idea di classicità come perfezione insuperabile. Ora, è degno di nota che siano proprio questioni estetiche come quelle relative all'arte e alla bellezza, ma anche all'interpretazione, a sollecitare un ripensamento dei rapporti di continuità, di frattura, se volete, tra Medioevo e Rinascimento. Ora, per quel che riguarda la bellezza, c'è da dire che i pensatori medievali e quelli rinascimentali si atterranno sempre al principio greco per cui essa è coincidenza di essere e apparire. Si dice bella una cosa quando appare quella che veramente è. Così bello appare Lucifero nell'integrità del suo essere,
e brutto diventa con la caduta, che è privazione di essere. Bello appare l'uomo nella luce della sua origine divina e quindi nella sua verità e così via. Ne vale obiettare che sia nel Medioevo e sia nel Rinascimento si incontra l'idea della bellezza come inganno demoniaco, perché questa idea, proprio al contrario, riporta la bellezza alla verità, dal momento che la bellezza, come ovvio, può essere strumento di inganno e di seduzione, solo se, all'origine, essa è concepita come manifestazione della verità. Quanto poi all'arte, bisogna osservare che sia i pensatori medievali sia quelli rinascimentali attribuiscono all'opera in senso pieno carattere iconico e quindi vedono in essa il luogo di una teofania, il segno vivente di Dio, ossia, secolarizzando, la riproduzione finita, il microcosmo dell'infinito macrocosmo. E quanto all'interpretazione, da notare il fatto che sia per i medievali sia per i rinascimentali estendono il metodo esegetico all'esperienza artistica, in riferimento non solo alla lettura, ma anche alla produzione. Così gli uni ritengono che un'opera debba essere letta e prodotta secondo i quattro sensi della scrittura, gli altri, a loro volta, che essa debba essere decifrata e ricavata in base al codice presente nel gran libro della natura. Semmai, una differenza più rilevante tra Medioevo e Rinascimento è riconoscibile nel modo di concepire la figura dell'artista, umile, anonimo, artigiano nel Medioevo. L'artista diventa nel Rinascimento l'espressione più alta della scintilla divina che è nell'uomo e assume, talvolta, i caratteri stessi della divinità, sia pure una divinità demiurgica e malinconica. Ma, in definitiva, anche questo profondo mutamento deve essere riportato all'affiorare di lontane reminiscenze classiche, conservatesi in epoca medievale, anche se allo stato latente. Tra queste, l'idea che dipingere significhi penetrare e conoscere concretamente e non astrattamente le leggi della natura, oppure l'idea che costruire case e chiese abbia il valore di un ristabilimento dell'ordine religioso e politico, oppure ancora l'idea che comporre musica sia come una mistica ripetizione dell'armonia dell'universo. Certo, una tale consapevolezza dà luogo nel Rinascimento a un fenomeno sconosciuto al Medioevo, il diffondersi di una trattatistica spesso a fondo biografico e autobiografico, in cui l'artista, consapevole dell'eccezionalità del suo ruolo, si interroga su di esso. Dai trattati sulla pittura e sull'architettura di Leon Battista Alberti, ai quattro libri dell'architettura del Palladio, senza dimenticare le celeberrime vite dei più eccellenti architetti, scultori e pittori del Vasari, ma prima ancora il trattato della pittura di Leonardo, il trattato delle proporzioni, oltre che il libro del pittore di Dürer, è il trionfo di un genere letterario che esprime l'esigenza tipicamente rinascimentale di conciliare speculazione e attività pratica. La pittura ha da essere preposta a tutte le operazioni perché contenitrice in tutte le forme che sono e di quelle che non sono in natura, scrive Leonardo nel suo trattato. E qui evidentemente si tratta non già dell'affermazione del primato della pittura sulle altre arti, bensì del suo valore conoscitivo che è tanto elevato da conciliare osservazione empirica e riflessione astratta. Nella pittura infatti ciò che appare è la stessa forza produttrice in atto. Quest'arte non fa altro che proiettarla sotto una superficie piana e così la esibisce, la mostra, le dà a conoscere. Ma al di là di questo tratto caratterizzante, il passaggio dal Medioevo al Rinascimento, le due epoche appaiono attraversate da correnti di pensiero, il neoplatonismo e l'aristotelismo, in particolare il cui sviluppo è sostanzialmente unitario e la cui origine risale all'antichità. Sono fenomeni culturali di enorme complessità di cui sarebbe fuori luogo tentare qui una ricostruzione. Poiché però contribuiscono in modo determinante a fissare i confini della problematica di cui ci stiamo occupando, è opportuno metterne in luce gli importanti risvolti estetici. Pensiamo al neoplatonismo. Ebbene, già in Plotino, III secolo, si trova ciò che caratterizzerà questo indirizzo sia in epoca medievale sia in epoca rinascimentale, e cioè l'interpretazione in chiave mistica di Platone. Se in Platone la caduta dal mondo intellegibile al mondo sensibile ha un carattere essenzialmente metafisico, dovendo spiegare il nesso che lega l'uno e il molteplice, oltre che mostrare il fondamento archetipico e ideale del regno dell'apparenza, in Plotino ne acquista invece uno teologico, nella misura in cui l'unità, il luogo delle idee perfette e incorruttibili, si identifica con Dio, allontanandosi dal quale non c'è che progressiva confusione e dispersione.
E se il ritorno del mondo sensibile, al mondo intellegibile, ha un carattere essenzialmente etico e politico, il ritorno all'unità, alla verità, al senso, significa infatti per Platone recuperare l'esistenza umana alla sua pienezza. In Plotino ne acquista invece uno ascetico e religioso, in quanto esso implica la soppressione dei vincoli mondani e la liberazione dell'anima dalla prigionia del corpo. Ora, è significativo, e forse non casuale, il fatto che interpretando misticamente Platone, il neoplatonico Plotino accentui quegli aspetti a sfondo estetico del resto già presenti in Platone. Tanto per Plotino quanto per Platone, infatti, se la caduta precipita il mondo in uno stato di mancanza di valore, il ritorno è reso possibile dall'atto d'amore con cui l'uomo cerca di colmare tale mancanza, tale bisogno. Ciò che suscita l'amore è la visione della bellezza, la quale fa balenare in tutto ciò che si irradia la destinazione originaria. Ma la qualità estetica di questa esperienza risulta certamente meglio in Plotino che in Platone. Il primo grado del ritorno, che in Platone era l'imitazione, e qui bisognerebbe notare che la condanna dell'arte in quanto imitazione di un mondo depotenziato e svilito si accompagna alla teoria dell'imitazione come primario mezzo di conoscenza, diventa in Plotino la musica, ossia l'arte nel senso greco del termine. La valenza fortemente estetizzante del neoplatonismo sarà colta in tutta la sua portata dai pensatori rinascimentali, fino a produrre quella che è stata chiamata da Beardsley la religione neoplatonica dell'arte. Questa forma di religiosità estetica è inaugurata dalla teologia platonica di Marsilio Ficino. Egli concepisce l'anima come copula del mondo, in quanto è medio di estremi e unità di opposti. Essa strata del corpo di Dio e partecipa insieme alla finitezza e dell'infinità. E poiché l'anima è nata da Dio e a Dio ispira, aspira anche alla mediazione. La mediazione non può avvenire che attraverso l'amore. L'amore a sua volta guida l'anima tra gli estremi, cioè dal caos al cosmo, perché a sua volta guidato alla visione della bellezza. Questo tema ritorna un secolo più tardi nel De Monade del 1591 di Giordano Bruno. Ed è interessante notare come Bruno introduca un'espressione, l'eroico furore, che non è altro se non la traduzione di quella divina follia che Platone attribuiva all'artista in quanto ispirato da Dio. Ciò è necessario, secondo Bruno, poiché l'oggetto della visione è la stessa vita dell'universo, che è senza fine. E dunque la sua verità non può essere colta che nel reciproco rispecchiarsi delle forme, il bene, l'intelletto, l'amore e la bellezza. Ma l'opera in cui il neoplatonismo rinascimentale svela la sua tendenza a liberare la religione ad una dimensione estetica è la Poetica di Tommaso Campanella. La poesia, scrive Campanella, è lode a Dio, non potendosi fare più gusto ad un artefice che guardare le sue opere con ammirazione, ed è mezzo per conoscerlo. Se ora passiamo a considerare l'aristotelismo, non è azzardato affermare che gli esiti teorici più significativi sono rintracciabili in quegli autori che platonizzano. Platonizzano Aristotele e tentano di riportarlo almeno in parte a Platone. I commenti al celebre trattato seguono al ritmo incalzante, ma tutto sembra ridursi alla domanda se il fine dell'arte debba essere quello di divertire o di insegnare. Ma è davvero così inattuale questa domanda? Non è rimasta impigliata forse adesso a buona parte dell'estetica contemporanea? Che cos'è infatti la teoria dell'arte come gioco, che già noi abbiamo visto nella psicologia dell'arte? Così, per esempio, Ludovico Castelvetro, nella sua Poetica d'Aristotele, vulgarizzata ed esposta del 1576, scrive che la poesia è stata trovata solamente per dilettare e ricreare gli animi della rozza moltitudine e del comun popolo. Infatti la poesia, secondo la celebre aristotelica, è imitazione ed è perciò fonte di quel piacere che accompagna l'attività mimetica in quanto tale, sia che si imitano cose belle, piacere diretto, sia che si imitino cose brutte, piacere indiretto. Viceversa, Alessandro Piccolomini, nelle sue annotazioni sul libro della Poetica, afferma che non si deve credere per alcun modo che tanti eccellentissimi poeti antichi e moderni avessero posto tanto studio e diligenza in questa nobilissima facoltà, se non avessero conosciuto e stimato di far colluso di quell'aggiovamento alla vita umana, e cioè se non avessero pensato che con gli esempi di coloro che con immagini e ritratti di somme virtù e di sommi vizi ci ponessero con le loro imitazioni innanti noi, non avessimo a restare istrutti, ammaestrati e ben istituiti. A sua volta lo Scaligero nella Poetica tenta di conciliare l'una e l'altra, definendo l'imitazione poetica come fine medio,
a quel fine ultimo che è l'insegnare con diletto. Ma come abbiamo già accennato, il contributo forse più interessante, anche se discutibile, che l'aristotelismo rinascimentale abbia dato all'estetica, viene dal tentativo di conciliare il pensiero di Aristotele con quello di Platone. Nel Naugerius, Sive de Poetica del 1555, Gerolamo Fracastoro riprende la tesi di Aristotele, secondo cui la poesia è più filosofica della storia e quindi ha una maggiore capacità di verità in quanto ha a che fare con l'universale e non come invece la storia, con il particolare e il contingente. Ma prosegue affermando che l'universale è appunto l'idea platonica. Egli individua poi l'origine della poesia in quella primitiva forma di imitazione che è il ritmo musicale, come del resto dice Aristotele, ma associa questa imitazione all'entusiasmo poetico, come Platone. È una pagina questa, per così dire, che è assolutamente interessante da leggere, perché è proprio espressione dell'incontro di aristotelismo e neoplatonismo. Abbiamo quindi cercato di chiarire oggi la complessità teoretica, questo continuum tra Medioevo e Rinascimento, all'insegna dei giganti della classicità. In un'epoca sorprendentemente stupida come quella che si sta rivelando la nostra epoca, quella della cancellazione della cultura, in cui nei paesi più sviluppati vengono cancellati, annientati i dipartimenti di studi umanistici, gli studi classici, arriviamo a negare le stesse radici culturali del nostro Occidente. È una forma particolare strana di suicidio culturale che denota probabilmente un odio ancestrale verso se stessi, che probabilmente dovrebbe aiutarci qui la psicoanalisi a comprendere. L'inconscio collettivo che in una parte sostanziale del mondo intellettuale si impadronisce del sistema mediatico e, per così dire, ci regala queste perle di stupidità. Dico, non credo che sia nemmeno utile forse replicare a chi parla di Biancaneve, come dire, a chi vuole distruggere i sogni, le favole nel nome del nulla. Però, ecco, chi ancora crede nella conoscenza e nella cultura non può far altro che osservare le splendide immagini che anche avete visto accompagnare le nostre parole. Le pietre dei nostri luoghi ci parlano in questo sud-est della Sicilia, ma ci parlano in ogni parte d'Europa. La nostra cultura ha già in sé, per così dire, probabilmente gli anticorpi a quelle che forse sono delle mode deleterie, o forse è il tramonto stabilito di una civiltà. Ma nel Medioevo, quando, o nella tarda romanità, quando iniziava il declino del mondo classico, si intravedevano altri germi di spiritualità, si intravedeva il mondo cristiano, l'incontro col mondo germanico che presto avrebbe fatto parte di questa unione con la rinascita dell'impero romano, con l'aggettivo sacro unito, e dall'altra parte la sopravvivenza e l'espansione dell'altro impero romano che si sentì sempre romano e rimase tale, l'impero che noi quello chiamiamo bizantino. E poi l'affacciarsi naturalmente di altre grandi culture come quella islamica, che si erano nutrite anch'esse all'ebraismo e al cristianesimo. C'erano i segni di un mondo, per così dire, in cambiamento, segni che, ahimè, nel mondo di oggi non intravediamo, un mondo che ci vuole esclusivamente, per così dire, consumatori, un mondo dove la logica del denaro e del profitto sembra farla da padrone su tutto. I filtri e gli anticorpi ce li abbiamo, il vaccino è quello della nostra cultura, della nostra civiltà, che dobbiamo semplicemente riscoprire, che dobbiamo semplicemente collegare a quello che è un futuro che, a mio modo di vedere, diventa sempre più inquieto e inquietante.